Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. È ora di pranzo e allora oggi cuciniamo insieme il risotto con gorgonzola e prosciutto crudo. Un connubio strano, ma vi posso assicurare buonissimo. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 400 g di risotto, di alone, baldo, carnaroli, quello che più vi piace, 100 g di gorgonzola dolce, del formaggio grattugiato, 100 g di prosciutto crudo dolce tagliato a listarelle. Ci serviranno 40 g di burro, del prezzemolo a piacere, una cipolla bianca dolce piccola tagliata finemente e 2-3 cucchiai di panna. Stavo per dimenticarmi, anche mezzo bicchiere di vino bianco secco. Del brodo di pollo mi sta aspettando già bollente, pronto per essere utilizzato, e allora mettiamoci subito a cucinare che io ho già una fame che non vi dico. In questa casseruola ho messo a sciogliere metà quantità del burro presentato nella lista degli ingredienti, 20 grammi. Lasciamo sciogliere un attimo, la casseruola è bella calda, che l'ho leggermente preriscaldata. E andiamo ad aggiungere la cipolla. Lasciamola dorare qualche minuto. La cipolla è ben dorata e rosolata, andiamo ad aggiungere il riso. Lasciamolo tostare qualche minuto. È arrivato il turno del vino bianco. Lasciamolo sfumare bene e poi aggiungiamo il brodo poco a poco. E lasciamo cuocere il riso per il tempo di cottura, aggiungendo il brodo piano piano. Il mio riso cuoce in 15-17 minuti. Ci vediamo dopo, mantechiamo, aggiungiamo il gorgonzola, il prezzemolo, vi faccio vedere. Il nostro risotto è quasi pronto, manca proprio un minuto. In questa ciotola ho lavorato i 3 cucchiai di panna con il gorgonzola, andiamo ad aggiungerlo all'interno della casseruola. Con il restante burro e il prezzemolo. Diamo una veloce mescolata e insaporire tutto. Qui c'è un profumo che non vi so dire, la bontà. Spegniamo pure il gas, aggiungiamo una manciata di formaggio, io il rimanente lo porterò a tavola per chi lo vuole. Lo lascio riposare proprio 2 minuti, preparo il piatto, impiattiamo e andiamo a mangiare. Andiamo a finire con qualche listarella di crudo dolce messa bene per la presentazione. E il nostro risotto con gorgonzola e prosciutto crudo è pronto per essere gustato. Io corro a mangiarlo perché è caldo, fumante, e io non vedo l'ora di mangiarlo, che qua c'è un profumino pazzesco. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Non perdetevi tutte le altre meravigliose ricette presenti sul canale. Cliccate sulla campanella sul canale YouTube, così ogni domenica verrete avvisati quando è pronta una nuova ricetta per voi. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.